Professoressa Donati, un rapporto quello con la Fondazione Veronesi che inaugura un'era sia per l'impegno della Fondazione Veronesi verso questa regione e sia per gli sviluppi della prevenzione secondo ottiche nuove. Certamente i rapporti del Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione con la Fondazione naturalmente non nascono oggi, ma questa iniziativa si impianta in una lunga tradizione di conoscenza, di scambi scientifici, di supporto a loro iniziative e anche di supporto loro ad alcuni nostri borsisti negli anni passati, diciamo nel decennio precedente. Oggi possiamo mettere in pratica tante buone iniziative disperse negli anni, invece in un progetto specifico in cui le parole chiave della prevenzione accomunano molto quelle che è la progettualità del Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione appunto, e una delle grosse parole chiave della Fondazione, che è stata da sempre nei suoi 20 anni, l'anno prossimo saranno 20 anni di attività, quella di spendersi per la prevenzione delle malattie e dei tumori in particolare. Professoressa Iacoviello, il progetto Molisani, che è un po' il cuore di questa nuova collaborazione. Sì, il progetto Molisani ci dà ancora la possibilità di sviluppare ricerca. Veramente quando è iniziato nel 2005 ci aspettavamo che avrebbe dato dei grandi risultati, ma forse non siamo riusciti nemmeno noi ad immaginare quanti risultati ci avrebbe dato e quanti ce ne darà ancora in futuro. Grazie a questo studio possiamo affrontare la problematica della prevenzione dei tumori insieme alle altre patologie, cioè considerare tumori, malattie cardiovascolari e malattie neurodegenerative come un unicum che affonda le radici in un nutrimento comune, e se noi riusciamo a capire cosa nutre queste malattie riusciamo anche a interrompere questa catena. E veramente i risultati del progetto Molisani ci stanno dando la possibilità di collaborare con fondazioni come la Fondazione Veronesi per approfondire sempre più gli aspetti legati agli stili di vita ed in particolare all'alimentazione. Questa piattaforma è estremamente importante e interessante. Io credo che possa portare a dei risultati di grande interesse per la società nel suo insieme, perché ricordiamoci che riguarda lo stile di vita, e quindi noi ci aspettiamo che escano dei risultati significativi che possano convincere la popolazione a adottare uno stile di vita che sia salutare e che possa migliorare la qualità della loro salute. Alimentazione, attività fisica sono due pilastri fondamentali che possono veramente diminuire il rischio di sviluppare malattie croniche quali tumori. Dottoressa Ramaioli, nell'ottica della strategia della Fondazione Veronesi, come si inserisce questa nuova piattaforma? Beh, innanzitutto oggi è una giornata che rappresenta una nuova era nella Fondazione Veronesi. Noi da sempre siamo stati impegnati al sostegno della ricerca scientifica su progetti e su grant che ci venivano sottomessi da un bando pubblico. Ad oggi invece abbiamo deciso di avviare questa, di aggiungere, diciamo così, questa nuova modalità a sostegno della ricerca scientifica avviando una prima piattaforma. La piattaforma ha come obiettivo quello di, per fondazioni, di delineare in modo più scientifico quelle che sono le tematiche verso le quali vogliamo andare a far sì che i ricercatori che lavorano nella piattaforma possano impegnarsi per portare dei risultati e delle informazioni che per noi rappresenteranno un passo in avanti nell'ambito di quelli che sono i temi a cui noi teniamo molto, che sono la prevenzione, la diagnosi precoce e le nuove terapie. Ecco, questa piattaforma in un territorio come quello del Molise è, quindi è un interesse anche della Fondazione verso i territori centro-sud o anche piccoli centri come questo.
La fondazione non ha mai avuto, diciamo, limiti di spazio, diciamo, territoriali. Noi scegliamo quelli che sono i centri di eccellenza, ovunque questi si trovino. In questo caso la Neuromed si trova in Molise, quindi abbiamo seguito dove è l'eccellenza, non il territorio. Siamo felicissimi che sia nel territorio del Molise, una zona magnifica, bellissima, anche con la giornata di oggi, ma è per il centro d'eccellenza che Neuromed rappresenta. Vai. Professor De Gaetano, il Neuromed e Fondazione Veronesi è una collaborazione importante nel panorama scientifico italiano. Sì, non solo una collaborazione importante, ma anche originale, direi che un modo innovativo di sostenere la ricerca scientifica. Perché una fondazione come Veronesi, come altre fondazioni o istituzioni in Italia che sostengono la ricerca, finora si limitavano a sostenere la ricerca e quindi a seguirla un po' dall'esterno. Questo è invece un esperimento in cui chi sostiene la ricerca diventa parte attiva della ricerca stessa e quindi partecipa, segue, pubblica, diffonde i risultati della ricerca non più come un osservatore esterno, anche se generoso, ma come una parte attiva della ricerca stessa. E questo è innovativo. E il fatto che la Fondazione abbia scelto noi per fare questo esperimento ci rende particolarmente contenti.